Allora, stavo dicendo, quindi la rappresentazione dei numeri reali, ed è questo è il riassunto di quello che vi dicevo io per rappresentare un numero reale come parte intera e come parte frazionaria. Una volta che abbiamo ottenuto il numero in base 10 trasformato in un numero reale in base 2, ci chiediamo, ma io in che modo lo posso rappresentare? L'ipotesi più semplice è fare la cosiddetta rappresentazione in virgola fissa, cioè io dico, ipotizzo per esempio un registro di 8 bit come questo, immagino che la virgola sia sempre messa in questa posizione, quindi io in questa maniera sto rappresentando tutti i valori, sto rappresentando tutti i numeri che hanno la virgola in questa posizione. Questo numero come si deve intendere? Prendo il numero fatto con tutti gli 8 bit e lo interpreto come numero intero moltiplicato per 2 alla meno p, se p sono le cifre che do per la parte decimale. Quindi qua posso rappresentare numeri reali che hanno una mantissa k che diciamo se considero qua non sto considerando il segno, quindi se io ho n bit sto rappresentando valori che vanno da 0 a 2 alla n meno 1 e questo è i valori che può assumere la parte k, cioè il numero, l'intera sequenza di bit, scusatemi, interpretato come numero intero, ma avendo fissato la virgola qui, questo è come se fosse moltiplicato per 2 alla meno p. Quindi io posso ottenere tutti i numeri che hanno tutte le mantisse possibili scritte in questa forma, ma la virgola è fissata, quindi qui c'è sempre 2 alla meno p. I numeri chiaramente sono rappresentati con una certa approssimazione, la quantizzazione è uniforme e quindi l'errore della rappresentazione equivale a metà dell'intervallo, perché la precisione è esattamente quella che io ho prendendo la metà dei bit. Questo è un esempio, prendiamo il numero 22,315, allora lo trasformiamo in base 2 la parte intera, in base 2 la parte decimale, mettiamo tutti i bit insieme. Chiaramente qualche cosa trabocca perché abbiamo più cifre rispetto al numero. Una volta che abbiamo scritto il numero in questa forma, ottengo che la virgola è fissa in questa posizione e quindi questa è la rappresentazione del numero. Se considero la virgola fissa con segno, allora il numero, la parte k, cioè la rappresentazione del numero intero che sta qua, sarà rappresentata per esempio in complemento alla base. Quindi vale tutto quello che abbiamo detto prima sulla rappresentazione dei numeri in complemento alla base, perché questo è un numero, lo assumo come numero intero, e poi la posizione della virgola è sempre la stessa, determinata, fissa, è quel valore 2 alla meno p che viene sempre considerato come prodotto per questo numero. E qui andiamo velocemente, otteniamo tutte le stesse considerazioni che abbiamo fatto nel caso dei numeri interi. Ragazzi, la virgola fissa chiaramente è una rappresentazione che è molto limitata, perché ho la virgola in quella posizione, l'errore è quello, i numeri che posso rappresentare sono in un range molto limitato e quindi non è, diciamo, adottata. Quella che si adotta normalmente come rappresentazione è la rappresentazione cosiddetta in virgola mobile. Giusto per riassumere, abbiamo come vantaggi la semplicità, piena compatibilità con la rappresentazione degli interi e possibilità di utilizzare circuiti aritmetici comuni. Ragazzi, poiché tutti i numeri hanno lo stesso numero di bit per la parte intera e tutti sono moltiplicati per 2 alla meno p, se devo fare una somma, poiché la potenza è la stessa, sommo le mantisse. E quindi, ma poiché le mantisse sono rappresentate in complemento alla base, utilizzo lo stesso circuito che ho per la rappresentazione degli interi,
anche per fare le operazioni sui numeri reali. Quindi da questo punto di vista questo è un vantaggio notevole. Gli svantaggi però sono talmente più consistenti che questa rappresentazione di fatto non si adotta mai. Abbiamo un errore relativo molto grande per valore prossimi a zero, compromesso range precisione, c'è poco da fare, io ho messo la virgola in quella posizione, quello è l'intervallo di valori che posso rappresentare. Entrambi, range e precisione, sono legati al fatto che il fattore di scala è fisso, la virgola è in quella posizione. Allora, si è pensato di utilizzare la rappresentazione in virgola mobile, che è quella che vi ho raccontato brevemente qua. Allora, se guardiamo lo stesso esempio di prima, abbiamo che 22,315 lo posso scrivere così, e quindi mi diventa scritto in questa maniera. Vedete, questa è la mantissa, questa è l'esponente, in notazione scientifica si scrive 0,22315,2, che vuol dire che 2 è la potenza della base di numerazione. Chiaramente, dovendo memorizzare una mantissa e un esponente, stavolta mi trovo con un problema diverso. Il problema che mi trovo è che nei bit che voglio destinare a rappresentare il mio registro, alcuni bit saranno associati alla mantissa, altri bit saranno associati all'esponente. Allora, i bit non hanno tutti lo stesso significato, come nel caso dei numeri interi, dove rappresentano le cifre del numero. Qui alcuni bit rappresentano la mantissa, altri bit rappresentano l'esponente, e devo pensare a zone prefissate diverse dove andare a conservare queste informazioni. Solitamente la mantissa è rappresentata come un numero reale in virgola fissa e in segno e modulo, mentre si rappresenta come numero intero per eccessi. Ragazzi, questo è molto importante. La mantissa è rappresentata in segno e modulo, cioè ho un bit per il segno, poi ho i bit della mantissa rappresentati in virgola fissa, ecco perché si studia anche la rappresentazione della virgola fissa, perché qua la virgola io do, avendo destinato una parte di bit del registro rappresentata la mantissa, quella la metto in come virgola fissa, e qui assumo la convenzione che dicevamo prima della normalizzazione, cioè faccio l'ipotesi di avere sempre almeno una cifra significativa. Perché l'esponente viene rappresentato per eccessi? Questo vi risulterà chiaro tra un attimo. Vi ho illustrato la rappresentazione per eccessi nel caso dei numeri interi, perché nel caso della rappresentazione floating point l'esponente non è rappresentato in complemento alla base, ma è rappresentato per eccessi. Vi ricordate i vantaggi della rappresentazione per eccessi? Stesso range simmetrico, e ho il vantaggio che la rappresentazione in complemento alla base rispetto alla rappresentazione per eccessi si ottiene semplicemente cambiando il bit da 0, lo faccio diventare 1. Fatto ancora più importante che nella rappresentazione per eccessi i valori negativi sono rappresentati con numeri più piccoli rispetto ai valori positivi. Tra un attimo vedremo come questa considerazione ci torna molto utile nel fare i conti. Facciamo un esempio. Allora, prendiamo questo numero, -12,6. Allora, segno è 1 perché è un valore negativo, poi trasformo 12,6 in binario e ottengo questo numero. Qui ho ottenuto una periodicità. Dopodiché ottengo questa mantissa, 0, tutta questa roba qua. Allora prendo tutta questa e la metto come mantissa. Questo mi diventa l'esponente. Ragazzi, ma poiché la rappresentazione è normalizzata, io quello che so per certo è che il primo bit è sempre 1, a meno che non sto rappresentando il valore 0. Allora, se questo è un bit che è sempre 1,
che lo scrivo a fare? Allora, l'idea è quella di dire, ma visto che questo bit è sempre 1, io do per scontato che questo è il primo valore. Di norma la mantissa viene scritta nella forma 1, cifre significative. L'1 si leva e vengono rappresentate solo le cifre significative. Quindi, nella rappresentazione floating point, vengono in genere destinati 24 bit per la mantissa. Di questi 24 bit, il primo bit è sempre uguale a 1 e quindi si leva. Il numero si rappresenta normalizzato come 1, cifre significative. Allora, tutte le altre cifre vengono messe nel registro, ma uso semplicemente 23 bit, perché il primo è 1 e me lo risparmio. E quindi quel bit che avrei usato per rappresentare questo inutile valore 1, che tanto sempre 1 è, me la utilizzo per il segno. Allora, nella rappresentazione floating point, la mantissa prende 23 bit, ma in realtà sono 24 perché c'è il hidden bit che sempre vuole 1. Un bit viene assunto per il segno, quindi i 24 bit me li gioco 1 per il segno, 23 per la mantissa, con una precisione di 24 bit perché c'è il bit hidden che è uguale a 1 che non viene rappresentato, e utilizzo 8 bit per l'esponente rappresentato in eccesso. Questo sintetizza il concetto della rappresentazione normalizzata, dicevamo, e in questo caso otteniamo, questo è un esempio di rappresentazione, e quindi dicevamo che, dato che in aritmetica decimale le cifre possono andare da 0 a 9, ma in binario sono 0 e 1, quindi se la prima è diversa da 0 è per forza 1, e quindi questo valore 1 non lo rappresentiamo perché è ridondante, e quindi abbiamo guadagnato un bit in precisione di rappresentazione. I pro della rappresentazione normalizzata sono chiaramente il fatto che io utilizzo tutta la mantissa per rappresentare le cifre significative e ho reso non ambigua la rappresentazione, perché dato un numero reale esiste una e una rappresentazione della forma mantissa esponente. I contro sono il problema dell'underflow che abbiamo esaminato prima, perché amplia il range nel quale i valori possono essere confusi con lo zero. E quindi quello che vi dicevo, per poter rappresentare con maggiore precisione i valori prossimi allo zero, la rappresentazione viene denormalizzata. Quindi per valori piccoli rinuncio a questo, e come vi ho fatto vedere prima si riduce il range dell'underflow. Allora, adesso capito come è fatta questa rappresentazione, vediamo come si è deciso di standardizzarla. Ragazzi, vi ricordo, i punti fondamentali sono: numeri reali si rappresentano la forma mantissa esponente, la mantissa è rappresentata in virgola fissa, l'esponente è rappresentato per eccessi, la mantissa è rappresentata in segno e modulo, quindi io ho un bit per il segno e poi in virgola fissa rappresento il modulo del numero reale, e la rappresentazione è normalizzata per tutte le considerazioni che facciamo prima, ma per valori piccoli, per evitare l'underflow, la posso denormalizzare. Questi sono i cardini sui quali il comitato di standardizzazione ha proposto dei formati standard in base ai quali memorizzare i numeri reali. Allora, i formati sono tre: singola precisione, doppia precisione, precisione quadrupla. Se vi ricordate, il numero di bit che io uso per l'esponente mi dicono quanto è ampio il range di rappresentazione, il numero di bit che uso per la mantissa mi dicono qual è la precisione. Allora, singola precisione uso 32 bit,
ne ho 23 per la mantissa, ma ricordatevi che la precisione è 24 perché c'è bit in bit. 8 bit per l'esponente più 1 bit per il segno. Doppia precisione. Ragazzi, notate che nel passare da singola precisione a doppia precisione, io raddoppio il numero di bit. Però, come ne rigioco? Guardate, ne metto appena 11 per l'esponente, ma ne sto dando molto di più per la mantissa. Perché aggiungendo 3 bit in più all'esponente sto comunque aumentando di parecchio il range della mia rappresentazione, ma passando da 23 a 52 bit, che significa 53 più l'hidden bit, sto aumentando in maniera considerevole la precisione della rappresentazione. La rappresentazione quadrupla aumenta ancora di pochi bit l'esponente, ma ripassa alla bellezza di 112 bit per la mantissa, quindi sto aumentando molto la precisione della rappresentazione. Ci sono alcuni valori particolari. Quando l'esponente vale 255 e la mantissa vale 0, questo si chiama NaN. NaN vuol dire not a number, cioè quello che ho ottenuto è un errore non rappresentabile, quindi nel registro scrivo una particolare configurazione di bit che mi fa capire che si è generato un errore, questo non è un numero. 255 e questa uguale è la mantissa uguale a 0, mi danno questo valore che sto rappresentando. Lo 0 è messo così, esponente 0, mantissa 0, sto lavorando sui numeri denormalizzati, cioè sto in un range molto piccolo e quindi ho rinunciato alla normalizzazione. Ultima considerazione, le operazioni in floating point. Allora, noi abbiamo capito come l'abbiamo rappresentato, però come abbiamo detto per i numeri interi, la rappresentazione ci deve consentire di fare in maniera efficace i conti. Come faccio le operazioni quando ho i valori rappresentati in floating point? Prima domanda, come faccio la somma tra due numeri reali? Come la fareste? Vi do due numeri rappresentati, mantissa, esponente, e vi dico di sommarli, che fate? Devo portare ovviamente allo stesso esponente e poi di sommo. Per portarla allo stesso esponente che faccio? Porto il più piccolo al più grande e il più grande al più piccolo. Poi dobbiamo fare un altro ragionamento. Supponete che questa è la mia mantissa e qua c'ho l'esponente. Questo è un altro numero, nella mantissa c'ho sempre lo stesso numero di bit e questo è l'esponente. Allora, supponete che qua ci sta scritto 10 e qua ci sta scritto 5. Che faccio? Allora, se riduco 10, che vuol dire? Qua è come se ci fosse scritto tutte cifre significative. Qua sto in base 10, quindi non metto 1, ma lo considero decimale pure. È come se qua ci fosse scritto 0, virgola, qui è virgola fissa. E qua c'ho 3, 7, 1, 4, 8, 0, 0, 1, 9. 2, 4, 1, 1, 7, 5, 0, 8, 1. Allora, se voglio ridurre l'esponente qua, è come se qui stessi dividendo per 10
ma per non cambiare il numero qua devo moltiplicare per 10. Moltiplicare che cosa significa? Significa che qua dovrebbe essere scritto 3, qualche cosa. Quindi per moltiplicare dovrei fare uno shift da questa parte qui. Ma se faccio uno shift da questa parte qui, sto facendo traboccare le cifre più significative. Quindi non mi conviene che mi sposti in questa maniera. Se qua, qui è scritto per 10 alla 10, se questo diventa 9, per non cambiare questo numero, questo deve diventare 3, qualche cosa. Mi seguite? No. Se qua io ho scritto 0,3714 per 10, supponete che qua è scritto per 10 al cubo, vuol dire che il numero era questo qua. Ma se mo questo diventa per 10 al quadrato, questo dovrebbe diventare 3,714 per 10 al quadrato, facendo in modo tale che il numero non cambia, diventa 371. Ma se la virgola sta qua, considerando che la mantissa è in virgola fissa, il 3 è traboccato. Allora non mi conviene far scendere questo. Questo deve rimanere 10, questo deve salire. Ragazzi, se questo sale, è come se io stessi moltiplicando, ma qua sto dividendo. Se qua sto dividendo, faccio uno shift a destra. Lo shift a destra è un pegno che devo pagare. Però, tutto sommato, quello che perdo sono le cifre meno significative. Allora, io facendo lo shift a destra, mi porto queste cifre qui. Ragazzi, se qua invece di starci scritto 10 ci sta scritto 20, che succede? Succede che shift da qua mi rimane 0. Ho fatto la somma da due numeri diversi da 0, ho ottenuto come risultato lo stesso numero di partenza. Questa è un'altra delle anomalie dell'aritmetica in virgola mobile. Ecco perché vi dico, voi dovete conoscere queste cose, perché se fate i conti sui programmi che vi danno belli e fatti e non sapete come sono rappresentati i numeri, le aberrazioni che possono venire fuori sono tante. Se devo fare le operazioni di somma, c'è questo giochetto. Se la differenza tra i due numeri che sto sommando è troppo grande, non la posso fare perché il risultato non cambia. Questa è l'operazione che viene fatta a livello fisico nell'unità aritmetico logiche. Per i prodotti invece è tutto più facile, perché per i prodotti basta che faccio i prodotti delle mantisse e la somma degli esponenti e il gioco è fatto. Per la divisione lo stesso discorso, e quindi le operazioni in virgola mobile, paradossalmente è l'operazione di somma che è più complicata, perché devo rendere confrontabili gli esponenti. Ultima considerazione: perché nella rappresentazione che avete visto, ve la riassumo, viene messo prima il bit segno, poi vengono messi i bit dell'esponente, poi vengono messi i bit della mantissa. Perché l'esponente viene scritto prima della mantissa? Perché se io voglio confrontare due numeri reali, prima guardo il bit segno e capisco se uno è positivo e l'altro è negativo, allora il positivo è più grande. Ma se sono tutti e due positivi o tutti e due negativi, che faccio? Prima vado a guardare l'esponente, poi vado a guardare la mantissa. Ma poiché l'esponente l'ho rappresentato in aritmetica per eccesso, e quindi i valori positivi sono più grandi dei valori negativi, io posso usare per confrontare i numeri reali lo stesso comparatore che userei
per confrontare i numeri interi senza simboli. Mi seguite? Se qua avessi messo prima la mantissa e poi l'esponente, non potevo farlo. Ho messo prima la mantissa per questo motivo. Poi la mantissa l'ho rappresentata per eccessi, in modo che i numeri positivi siano rappresentati con numeri più grandi rispetto ai numeri negativi. A questo punto sapete come funziona il comparatore? Fa la comparazione bit a bit. Ho due registri rappresentati in aritmetica floating point. Guardo il primo bit. Uno vale 1, l'altro vale 0, questo è più grande. Valgono tutti e due 1, tutti e due 0, vado a guardare il secondo bit. Chi è più grande? Uguale il terzo bit e così via. Quindi il circuito comparatore che lavora sui numeri floating point, per effetto di questo schema di rappresentazione, può lavorare facendo una comparazione bit a bit come farei sui numeri interi unsigned. Ovviamente in questo caso vado a guardare prima il bit e poi la rimanente parte del registro viene confrontata con un comparatore bit a bit.